Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Fra qualche giorno partirò per un cammino che ancora non vi svelerò, però oggi mi farebbe piacere parlarvi e raccontarvi del mio setup. È un setup pensato per star fuori 4 giorni in autonomia e quindi adesso andremo a scandagliare un po' tutto quanto quello che vedete qui fuori. Innanzitutto questa tenda che mi farà da casa è una Trekking Pole Tents, è la Lanshan 2 Pro di Trifull Gear, sorretta quindi dai bastoncini con cui percorrerò il cammino. Le scarpe, uso la sportiva Ultraraptor GTX 2. Le scarpe sono già ben collaudate, tanto quanto il ferrino Finisterre da 38 litri. Il ferrino Finisterre è uno zaino che ormai ha fatto la storia del marchio. Ovviamente è uno zaino strutturato e nonostante tutto ho deciso comunque di farlo con questo perché è il terzo cammino che farò e quindi mi sembra giusto dargli un'altra possibilità nonostante che il peso non sia proprio dei più leggeri, però ha sempre fatto il suo dovere, quindi anche quest'anno ho deciso di sfruttarlo ancora. Allora, fuori e all'esterno io tendenzialmente non ci tengo niente, terrò soltanto portafoglio e qualcosa qui sul taschino. Poi per il resto userò le tasche laterali per varie ed eventuali. Al momento non ho ancora dentro niente, quindi è tutto spazio che potrò utilizzare nel caso ne avessi necessità. All'interno della tasca superiore ho la mucchina, dei fazzoletti, delle barrette così del cibo che si può utilizzare velocemente e ho un poncho che è ancora in forse, sono qui che sto pensando se portarlo o meno. Intanto c'è. Nel retro, come potete vedere, può contenere la sacca idrica. Io ne ho una da 3 litri con tanto di cannuccia per idratarmi durante il percorso. Ma adesso lo apriamo e vi faccio vedere come l'ho strutturato all'interno. Innanzitutto c'è da dire che io butto tutto quanto dentro alla rinfusa, perché poi sicuramente mi trovo meglio nel gestire alla mattina o alla sera quando arrivo al campo e mi trovo meglio così. Sono collaudato ormai. Sopra ci metto un kit di primo soccorso e ognuno sa bene o male come gestirlo e cosa portarsi via. Poi subito si può trovare una fascetta, una bandana che tendenzialmente mi porto sempre via per coprirmi il cranio perché ne ho bisogno. Con un cappellino uso questo. Poi ho una ventina, quindi giacchino antivento sempre utile in caso, molto leggero. Ho un antipioggia di montura, adesso il nome di preciso non lo so, però è un antipioggia in Gore-Tex, quindi sicuramente farà il suo dovere. Proseguiamo a guardare all'interno dello zaino. Qui ho tutto sacchettino con le robe per la toilette, dentifricio, spazzolino, un asciugamano, deodoranti e shampoo e doccia e per lavare anche le cose. Qui dentro è il kit da cucina. Nel kit da cucina
dentro padellino con appesi cucchiaio, forchetta, coltello, padellino della C2 Summit. Al suo interno ho il fornellino della Robbins, molto molto piccolo ma molto molto efficace, e la bombola e un accendino. Questo è il kit da cucina. Qui c'è tutto il reparto elettronica, power bank. Poi incominciamo con il vestiario. Un paio di calzini da sostituire a quelli che indosserò lungo il cammino. Una maglia maniche corte lana merinos per la sera. A me poi piace camminare con le canottiere e quindi sempre una canottiera di ricambio. Poi un paio di pantaloncini corti per il ricambio, oltre a quelli che avrò su lungo il cammino. Poi una maglia maniche lunghe di Decathlon, semplicissima, ma che mi trovo sempre molto bene. Un paio di pantaloni lunghi nel caso la sera facesse freddo o comunque nel cammino trovassi un clima poco consono al camminare con i pantaloncini corti. E dopodiché basta, arriviamo direttamente al reparto notte, quindi buttato dentro così senza il suo sacchettino, c'è il mio sacco a pelo. Sacco a pelo è un Millet Baikal 750, dà come temperatura di comfort, non c'è scritto, però è intorno ai 6-7 gradi, quindi direi che per queste notti di settembre può andare più che bene. Anzi, io tendenzialmente potrei usarlo fino anche ad ottobre inoltrato, e comunque questo è il sacco a pelo. Per dormire comodi serve un materassino, e questo è il mio materassino. Il materassino è un C2 Summit che si gonfia con l'apposita sacca, quindi non ho neanche da fare la fatica di gonfiare una volta che arrivo al campo. E poi dentro allo zaino non c'è più niente, quindi questo è un po' tutto quanto il mio set per un cammino di 4 giorni appunto. E niente, cercherò di testare il più possibile tutta l'attrezzatura in questi 4 giorni e vi terrò aggiornati. Anzi, se vi iscrivete al canale potrete seguire anche tutte le fasi del cammino che posterò man mano, e anche nei social troverete ogni giorno qualche diretta o qualche spezzone su Instagram o su Facebook, così nelle storie o nei post che farò quotidianamente. Quindi io vi chiedo di iscrivervi al canale. Se vi è piaciuto anche questo video, ne volete altri del genere, iscrivetevi, mettete like, scrivetemi un commento qui sotto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, grazie mille per aver visto anche questo. Ciao a tutti.